eri malato e non di un raffreddore, ma di quella lenta agonia che ti ha portato lontano. Tutto quello che non ti ho detto è tutto quello che non ti aspetti da uno spettacolo di Bobo Chanel. Sabato e domenica è andata in scena una commedia dalle tinte drammatico-nostalgiche che non ha mancato di sorprendere, ma soprattutto commuovere il fedele pubblico della compagnia sassarese. Una serie di monologhi liberatori interpretati da Laura Calvia, Elisa Casula e Daniele Coni, che è anche autore dei testi. Molti e impegnativi i temi affrontati, dai rapporti familiari tra genitori e figli, spesso interrotti da morti improvvise, al bullismo, la violenza sulle donne, il bisogno di apparire e inserirsi nella società nella quale non ci si riconosce e infine la malattia, la più terribile, ma anche, come ha sottolineato Daniele Coni, la più democratica, il cancro. Di grande impatto la scenografia sui toni del bianco che d'improvviso si illumina di rosso e viola quando si parla di femminicidio, realizzata con grande originalità da Mattia Enna in collaborazione con Stefano Pes. Le luci erano invece di toni grandi. Tutto quello che non ti ho detto è una galleria di personaggi contemporanei che riflettono sulla propria condizione, sul rapporto con gli altri, sia che si tratti di un marito, un padre o i compagni di scuola. E soprattutto un pensiero al femminile, una rottura degli argini, un modo per riappropriarsi della propria vita e dei propri affetti, lontani dalle ipocrisie e dagli orgogli che impediscono di esprimere liberamente il proprio essere.